Lorenzo Giuliano de Medici. Some days it's hard to see if I was a fool. È un fratello migliore del mio, eh? Appena in tempo, vedo. Giuliano. Giuliano, sei il mio solo fratello. E mi fido di te. Mio fratello. Mio fratello. Mio fratello non ha rivali. Chi ti ha fatto questo? Pazzi. Francesco Pazzi. Sai che proverà ad ucciderti, vero? E fate attenzione. Tu fa attenzione e sta lontano da Francesco Pazzi. Dovevo fare di più. È ossessionato dalla pace, ma non vedi che il nemico si prepara alla guerra? Lorenzo è a capo della banca e della famiglia. Questi giorni spensierati, soleggiati della giovinezza sono un'illusione. Ho bisogno di te. Aiutami ad aiutare Giuliano. Ha bisogno di lui, di chi gli vuole bene, ora più che mai. Nulla ha valore. Chiunque voglia può gettare del colore su una tela bianca e fingere che voglia dire qualcosa, ma non vuol dire niente! Le persone si amano e si perdono. Sforza accettato. Ben fatto, fratello. Altri si legano a te per calcoli politici, ideali condivisi, ma io ho il tuo sangue. Dovevo fare di più, ma come potevo prevederlo? È l'unico modo per sopravvivere nel mondo reale, il mondo del peccato. Fare come ha fatto Cosimo. Essere un peccatore più spietato del tuo nemico. Hanno tramato per uccidere me e mio fratello nel Duomo. Se c'è un'armata pronta ad attaccarci, come risponderai? Con le parole? Con pennello e tavolozza o con la spada? Sono ancora convinto che bisogna cercare una soluzione pacifica. In un giorno di festa, nel bel mezzo della messa. Eravamo amici, Francesco. A volte Giuliano era addirittura geloso di te. È lui quello che avevi scelto. Non sono crimini commessi contro la mia famiglia, sono crimini contro Dio! Dovevo salvarlo, dovevo credere alle sue parole, sarebbe ancora vivo adesso. Mio fratello, molte cose, ma non è senza cuore. Mio fratello è morto. Impiccateli.